studente gli ha chiesto all'apertura di Expo, ma insomma è stato un miracolo che siete riusciti a, alla fine a, a portare a casa il risultato. E la risposta di Beppe è stata no, non è un miracolo, è il risultato di competenze manageriali e un set di meccanismi operativi di gestione, guida e controllo che hanno funzionato come richiesto. E sono poi i temi che Beppe ha insegnato nel suo corso. Chiuderei con una grossa invidia personale, Beppe, ma credo che possa essere condivisa questo sentimento di invidia, perché tu nei 6 mesi di leadership all'Expo hai potuto concentrare in questa unità di tempo il massimo di conoscenze, capi di Stato, leader, belle donne, sportivi, primi ministri, presidenti vari, compresi quella della Repubblica Italiana, e beh, devo dirti che ti invidiamo molto. Giuseppe incarna pertanto tutti quegli ideali propri dell'Università Bocconi, caratterizzati da professionalità, intraprendenza, integrità, responsabilità e apertura al pluralismo, una combinazione che ha coniugato con sapienza ed equilibrio. La svolta della mia vita è arrivata con la Bocconi. Il legame con la Bocconi per me è fortissimo, è viscerale, è un legame di amore vero, però io so di dovere all'università veramente tantissimo. Mentre con altri sono stato generoso io e, per esempio, qui dico a Michelle Obama: vedi, tutto questo un giorno sarà tuo. Poi, sempre ovviamente in questo fortunato lavoro, devo dire che in certi momenti ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Qui sono con Bono, che è un personaggio, devo dire, ma cosa guardiamo io e Bono? Non sono certissimo, ma forse tra le cose che voi umane non potete immaginare c'è questa.